Ciao a tutti, sono sempre io, Emily Picinello, e oggi siamo in un nuovo video. Oggi ho fatto 4 video, fantastico, però come sapete quando andrò in vacanza forse farò pochissimi video e allora devo fare dei video. Ecco. Però meglio non farne troppi. Comunque, sì, oggi come avete letto il titolo andremo a recensire finalmente Apple Jack, perché sapete, non ho Apple Jack, fantastico, almeno potrò finire delle serie finalmente. Eh sì, ok. Comunque, fra dei giorni o fra delle settimane prenderò anche un altro pony, quindi va bene. Non ho voluto aspettare perché va male, ha già l'ho tenuta troppo tempo, quindi vabbè. L'ho comprata? Sì. Comprata pochi giorni fa e niente, è Rainbow Power ancora perché ci sono questi, non lo so. Io dovrei cercare quelli normali, quelli lì con il cerchietto, quelli lì Esplore Equestria, solo che non lo trovo più. Ma scusate, è uscito, sì, sarà più di 2 mesi, però dovrebbe ancora esserci. Adesso c'è, cioè, stanno in giro molto quelli lì nuovi. Però sinceramente non me li prendo perché non mi piacciono. No, per niente. Tipo, se devo fare un maschio non posso perché sono troppo brutti. E va bene. Andiamo a recensire, ma prima guardiamo la scatola. Posso spostare il telefono perché altrimenti. Ok. Qui c'è il disegno di Applejack, come al solito in Rainbow Power, credo. Oppure, vabbè, non lo so, ragazzi. Qui c'è scritto Rainbow Power con scritto qui Applejack. Ragazzi, qui dove. Ecco. Qui c'è il logo di My Little Pony. E lo sfondo è tutto con dei, diciamo, dei ferri viola, non so che cosa dovrebbero essere. Poi qui c'è tutto un arcobaleno. Vabbè, qui c'è la nostra Applejack. Qui c'è una mullettina. Qui c'è il logo di Hasbro. Qui dietro ci sono le avvertenze che adesso non ho voglia. Non ci sono le avvertenze, sono una stupida. Scusate. No, mi ricordo che c'era anche italiano. Non ho voglia di tradurre perché saprete dove sta. Vabbè, ragazzi, non lo trovo. Vabbè. Qui c'è sempre un'immagine di Applejack, tutti i ghirigori, il logo di Hasbro. Qui c'è www.marittlepony.com, che io ci sono già andata e non ci voglio andare. Ecco, qui ci sono le attenzioni. Già. Che bello. Qui c'è la cipollina che ti dice che meno di 3 anni non posso averlo, cioè non possono comprarlo. E niente, ragazzi, possiamo aprirlo. Ah, e qui c'è scritto da 3 anni in su. Ok. Ok, adesso andiamo ad aprire perché Applejack sta soffocando. Cioè, è rimasta per pochissimi giorni qui dentro, ma sta soffocando. Vorrei proprio sapere quanto tempo è rimasta nella scatola quando stava nel supermercato. Già, vorrei proprio saperlo. E vabbè, ragazzi, va bene. Volevo tanto trovare quella normale. Però non l'ho trovata, purtroppo. Non l'ho proprio trovata. Ecco. Già mi è caduta la molletta. E qui ho dovuto scassare tutta la scatola, purtroppo. Perché non ci sono riuscita. Ok, tanto la scatola non mi serve più. Ok. Scusate. Va bene. Ok. E allora, ragazzi, voglio capire perché c'è questo coso sui capelli. Cioè, io lo vorrei capire, scusa, eh. Lo so che appartiene la criniera, ma sti cavoli. Mamma mia. Se si levasse sarei contentissimo, guarda. Sarei veramente contento. Oh, ok. Sì, ok. Eccoci qui con la nostra Applejack.
Che finalmente è stata scaturata, finalmente, ragazzi. Era ora. Io questo qui non glielo leverei per adesso. E eccola qui adesso. Gli metto a posto per la criniera. Ah, comunque, ragazzi, fra quanto non so quando, gli farò la criniera anche sua, perché vedete che tutte le main six mie hanno la criniera sua. La criniera proprio di loro, e quindi anche lei deve avercela, ovviamente. Spero che ce la faccio con tutti questi cosi che ha sulla criniera. Spero che gliela faccia farlo, spero. Ah, perfetto, c'ho pure un nodo. Vabbè, ragazzi, questo video conclude qui. Se trovo un cavolo di pettine, ragazzi, non ho un pettine. Avete pietà di me che non ho un pettine. Cioè, io non ho un pettine. Ma vi rendete conto? Ah, eccolo, finalmente l'ho trovato. Ok, ragazzi, intanto parlo. Se. Ok, raga, ecco la mollettina che è un cuore. Sembra un cuore cadente perché ha la coda come la stella cadente, sembra un cuore ca cadente, ma vabbè. Ragazzi, e comunque si apre. Adesso non so se io faccio aprirla, fantastico. Ecco. È normalissima. Io la metterei, sapete? Aspettate. Allora, ragazzi, questo video è finito qui. Sì, farò un'altra Toys Review. Questa è una Toys Review. Sì. Quanto sono stupida. Ok, va bene. È la mia prima Toys Review, questa. Fantastico. E niente, ragazzi. Quindi, se il video è piaciuto, come al solito, mettete il like. Se non siete iscritti, iscrivetevi a questo canale, lasciate un commento e ricordatevi quando la vostra pony ha questi affari. Siete in pericolo perché dovete pettinarla. Avrà dei nodi. Va bene. Lascio partire. Ciao! Ancora qui, a scuola, ma io penso a lui.